Salve cari pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Quest Mystery. Purtroppo non possiamo continuare il capitolo principale, oggi avremmo dovuto fare le missioni, le lezioni eccetera, ma oggi inizieremo una nuova avventura a tempo. A quanto pare, dall'ultimo aggiornamento, che mi scuso perché avevo detto che iniziavano i video più belli, insomma ritornavano, ma ho avuto il piccolo errore che molti di voi hanno avuto, TLSQ, tipo... evento non disponibile, insomma non trovavo un oggetto e si era bloccato il gioco. È stato risolto, o almeno così sembrerebbe, e ora mi fa scegliere con quale avventura, presumo a tempo, iniziare. Tra preparare le lettere per la missione dell'anno prossimo e le ombre del Signore Oscuro, mi sembra molto più interessante la seconda, quindi inizieremo con questa, per poi presumo che ci proporrà l'altra successivamente. Quindi abbiamo 3 giorni e 21 ore per tu e i tuoi amici vi stiate preparando per passare una notte magica e divertente, quando percepisci che nel castello c'è un'atmosfera tesa, un po' di ricerche e acume ti aiuteranno a comprendere il mistero che turba tutti i professori. Affronta le tue paure e completa questa missione per ricevere una candela incantata dal professor Silente. Allora, saltando tutti gli eventi che non ce ne frega assolutamente niente, andiamo a fare un probabile caricamento infinito che ora vi salterò per andare a fare questa nuova missione a tempo molto interessante. Perfetto, ok, questa credo fosse quindi la missione di Halloween, non lo so, o forse dobbiamo andare da Hagrid, non ne ho idea. Allora aspettate, perché c'è Silente che ci vuole parlare e non so dove sia Silente che ci vuole parlare. Quanti eventi, mamma mia, come farò a farli? Guarda qua, ma sono infiniti, non ho capito. E in più abbiamo anche il quarto anno di Quidditch, c'è tanta roba. Ah no, aspetta, Silente vuole le... vabbè, ignoriamo. Incontriamo Hagrid nel giardino di Hagrid e presumo che fra tutti questi sia quella rosetta lì, insomma quella colorata di color rosa che mi sembra più carina, sai. E ovviamente c'è un altro caricamento, perché non potendo caricare il gioco per un sacco di tempo ci sono tutte le texture nuove da caricare, che osa bellissima. E quindi eccoci qui, finalmente. Ci ha messo tipo 4 minuti a caricare tutto quanto, ma eccoci qua. Spero che Hagrid serva una mano a occuparsi degli gnomi. Sono poche le cose che adoro più della degnomizzazione. Ehi Rocky, dammi un attimo per riprendere fiato. Ho appena corso in giro con Thor ed è più veloce di quel che sembra. Ma dai, a 4 zampe tu 2. Oggi ho proprio voglia di festeggiare qualcosa. Forse è merito del bel tempo. Beh, c'è qualche nuvoletta, però in effetti è un bel tempicello. I gnomi. Ehi là, Rocky, che piacere vederti in forma. Ma certo, Hagrid, perché non dovrei esserlo? Oh, niente di cui preoccuparsi. Sono felice che tu e i tuoi amici siate venuti a trovarmi. Ero a preparare il Luna Park di Hogsmeade e quando sono tornato a casa ho trovato il giardino infestato. Ho pensato che potevate darmi una mano con questi gnomi rispettosi. È bello ricevere un aiuto in tempi simili. È un piacere aiutarti, ma cosa intendi con tempi simili? C'è qualcosa che non va? Oh, ecco, no, ma va! Dimenticati di quello che ti ho detto, liberiamoci dei gnomi prima che si stabiliscano qui, va bene? Stai nascondendo qualcosa? Dai, Hagrid, si vede che stai nascondendo qualcosa, puoi parlare con me, non importa cosa sia. Non ti sfugge niente, eh? Sai, forse hai ragione, ma è un segreto che non spetta a me rivelare. Quindi c'entra un segreto, lo sapevo, non dovevo proprio dirlo. Mi spiace deluderti, te ne parlavo se potevo. Ma sappi che sarai al sicuro se stai con i tuoi amici. Tutto si sistemerà a tempo debito, o almeno spero. È una giornata troppo bella per passarla a preoccuparsi. Divertiamoci insieme e cacciamo i gnomi dal giardino. E quindi inizia la degnomificazione. A me piace degnomizzare i giardini, ma secondo me Hagrid si comporta in modo insolito. In effetti ha detto qualcosa di strano. Sapevo che stava nascondendo qualcosa, perciò ho insistito per saperlo e mi ha detto che era un segreto che non spettava lui rivelare. Deve essere qualcosa di importante. Se chiacchieriamo mentre lavoriamo in giardino, forse si sentirà a suo agio e ci dirà qualche dettaglio. E quindi andiamo subito con l'energia.
Oh, eccoci qua. Fantastico, il mio giardino è a posto e mi sono divertito con voi. Era proprio quello che mi ci voleva. Sto di un bene. Ora che ci siamo svegliati, ammetto che ero un po' più giù quando siete arrivati. Quando le forze oscure si avvicinano, è importante trovare un pochino di luce e voi mi avete proprio aiutato, grazie. Forze oscure? Non lo dovevo dire. Sapevo che stavi nascondendo qualcosa. Se le forze oscure si avvicinano, devi parlarcene e dirci cosa posso fare. Cavolini e cavoletti, quando fa così è una cosa veramente odiosa, però ce l'ha fatta. Non volevo preoccuparti, Rocky, mi sono lasciato andare e ho detto una cosa che non dovevo. Non fate caso ai discorsi sconnessi di un vecchio guardacaccia e tenetevi gli amici vicini, sono sicuro che non avrete problemi. Forza, andate a godervi questa giornata insieme. In realtà, lavorare in giardino mi ha dato un'idea su come divertirci oggi, Hagrid. Qui abbiamo finito, incontriamoci nella sala grande. Vi racconterò il mio piano perfetto. Nella sala grande, ops, Penny c'ha sempre in mente cose un pochettino al di fuori di tutto quanto, ma noi andiamo nella sala grande, grande, e speriamo che non ci metta un sacco a caricare, ma evidentemente non sarà così. Ed eccoci qui e andiamo a parlare con Penny, anche qua c'è un sacco di eventi da fare, parla con Penny, con Badia, lezioni con Silente, insomma, cose. Su cose, su cose, su cose. Io pensavo, una volta finito il gioco, di iniziare le avventure con gli animali, eccetera. Ma no, adesso hanno deciso di fare anche oltre Hogwarts, cosa che io sono rimasto un po' indietro, però insomma, vabbè. Spero che l'idea di Penny sia divertente quando degnomizzare un giardino, perché mi ha messo di buon umore. È una impressione, i professori sono strani oggi? Non lo so, so solo che il telefono sta laggando. Devo trovare il tempo di liberarmi. Puzzo ancora di gnomo. E ora vediamo un pochettino l'idea di Penny. Ciao a tutti, grazie di essere venuti. Hagrid si è comportato in modo strano quando l'abbiamo aiutato in giardino, ma ho pensato a quello che ha detto. Non ci ha confidato nulla in specifico, se non che è un momento importante in cui tenersi gli amici stretti. Perciò ho ideato un piano perfetto per farlo. Ok, cos'hai in mente, Penny? Non sono rimasti molti giorni di sole prima della stagione fredda e presto saremo tutti presi dallo studio. Perciò ho pensato e approfittato di approfittarne del bel tempo per fare la nostra prima gita in campeggio a Hogwarts. What? Che idea stupenda, Penny! Mi sorprende non averci pensato prima, già. Ho sempre voluto rilassarmi nei territori di Hogwarts in campeggio, lo adoro. Passeremo del tempo con gli amici, ritroveremo il contatto con la natura e mangeremo cibo delizioso sotto un falò. È tutto così divertente che non riesco a decidere cosa mi piace di più. Cosa ti piace più? Cosa ti sembra più emozionante, Rocky? Io dico sempre trascorrere il tempo con gli amici, quindi voglio mangiare cibo delizioso perché sono goloso. Mangiare cibo delizioso mi sembra un'ottima opzione. Non vedo l'ora di sapere cosa cucineremo. Hai ragione, non c'è niente di meglio di un piatto di salsicce cotte sul fuoco vivo. Il cibo da campeggio è il più buono di tutti. Beh, questo è vero. Dobbiamo pianificare ogni dettaglio della nostra gita se vogliamo goderci il campeggio. Forse discutiamo cosa ci serve per andare. Poi facciamo i bagagli e partiamo all'avventura! Bene, abbiamo stilato una lista di ciò che dobbiamo fare per la nostra gita. Prima di tutto, dobbiamo scegliere il posto giusto dove mettere le tende. Deve essere un luogo interessante ma rilassante, lontano dal castello. Allora ci occuperemo noi di questo dettaglio. Consulteremo la mappa dei territori e sceglieremo il posto perfetto, che è vicino alla foresta proibita, dove vuoi andare. Fantastico, quindi ci servirà qualcuno che si occupi del cibo. Dov'è Joe? Sai, il momento che mi emoziona di più è la cena, perciò ci tengo che prepareremo qualcosa di delizioso. Ci servirà molto cibo per sfamare tutti noi. Beh, siamo in quattro, dai. Forse è meglio chiedere aiuto a Barnaby, è il più forte di tutti. Ah, per portarlo, sì, mi sembra giusto. Ecco, veramente. Perfetto, ora dobbiamo pensare alla tenda. Ce ne serve una piuttosto grande per quattro persone. Beh, sono più grandi all'interno, quelle magiche. Tulip ha detto che forse sa dove trovare la tenda perfetta. Magari può occuparsi lei di questo compito. Sì, che bello! E io cosa faccio? Ottimo, allora direi che è tutto. Per una volta non devo fare nulla. Barnaby recupera il cibo, Tulip la tenda e noi due sceglieremo il posto perfetto per la nostra gita. Ah, ecco. Benissimo, andiamo in biblioteca per consultare una mappa dei territori. Ma non possiamo uscire all'aperto e guardare? Vicino al lago, perfetto. Quando troveremo il posto giusto per mettere la tenda, saremo pronti a passare una notte stupenda sotto il cielo stellato. C'è tutto sto casino per una notte poi, eh. Prendi un panino e vattene a fan.
Insomma, se volete venire in biblioteca è il momento giusto, presto. Sì, ai suoi ordini, insomma, stia calma, perché se no qua ci arrabbiamo. E penso che dovrò saltare. No, non devo saltare qua, è la terza volta che mi fa vedere sto evento, non mi interessa. Prendiamoci la pagina, anche se grazie al pixelmatto.it/taccuini abbiamo tutte le pagine che vogliamo. Da oggi, in realtà da una settimana circa, c'è anche il servizio di prova, basta inviare un'email a info@pixelmato.it, trovate le informazioni sul pixelmato.it/taccuini e riceverete 500 gemme omaggio se non avete mai usufruito del servizio e volete provarlo prima di acquistarlo. È come se ci fosse tensione nell'aria, magari c'è un tuono alato qui intorno. È raro che io sia felice di vedere la biblioteca gremita di studenti. I libri non sono al sicuro così, ma voi studenti sì. È una mia impressione oppure ho visto professor Piton sudare in classe oggi? What? Non ho capito perché quel dialogo? Ah sì, perché i professori sono un pochettino in preoccupazione. Ciao Rocky, ho studiato le mappe e mi manca pochissimo a trovare il posto giusto per mettere la tenda. Non c'è una mappa in quel libro, è scritto e basta. Solo che c'è, Penny? È che più penso a quel che ha detto Hagrid, o dovrei dire a quello che non ha detto, più mi preoccupo. So che ci ha detto di goderci il bel tempo insieme, sono intenzionato a farlo, ma se le forze oscure si avvicinano, come ha detto Hagrid, allora potremmo essere in pericolo. Beh, dai, Hogwarts c'ha i suoi scudi, su via. Cosa ne pensi? È normale che sia preoccupato o sto esagerando? No, è normale perché Hagrid non ha detto niente, ma insomma, è normale preoccuparsi, Penny. Hagrid ha detto cose allarmanti, ma ha anche detto che saremo al sicuro finché staremo insieme e mi assicurerò che accada. Nel frattempo, terremo le orecchie drizzate. Se sentiremo qualcosa di strano, ce ne occuperemo insieme. No, non, no. Se sentiremo qualcosa di strano, ne chiameremo un insegnante. Grazie Rocky e grazie per l'onestà, sei un ottimo amico. È sempre meglio riconoscere la verità piuttosto che far finta che vada tutto bene. A dire il vero, fare campeggio potrebbe essere quel che ci vuole per farmi rilassare e ci succederà un sacco di casini. Allora mettiamoci sotto e scegliamo il posto perfetto per piantare la tenda. Ho preso in considerazione tutti i requisiti che abbiamo elencato, vogliamo un luogo rilassante, interessante e lontano dal castello. Guardando le mappe c'è un solo posto che ha queste caratteristiche, la sponda del lago. Com'era banale. So che tu e Beatrice avete vissuto un'esperienza spiacevole lì, ma dubito che incontreremo altri maghi oscuri. È un'idea fantastica, Penny. La sponda del lago è perfetta per piantare la tenda. Ottimo, allora qui abbiamo finito. Andiamo dagli altri se hanno finito. Possiamo anche goderci una notte sotto il cielo stellato. Ma niente energia? Ah, ecco, forse qua. Sono certo di aver sentito voi due parlare di andare in campeggio. Non dovete farlo, gli studenti devono rimanere nel castello, soprattutto di notte. Che cosa intende dire, Madame Pince? Non abbiamo sentito nessun annuncio ufficiale? Che succede? Ascoltatemi attentamente, sto per dirvi una cosa importantissima. Ah, ecco dov'era l'energia. So che darete ascolto al mio avvertimento, state nei vostri dormitori, soprattutto di notte. Non voglio diffondere voci e pettegolezzi, ma dovete fidarvi di me se vi dico che è meglio che non vi mischiate in questa situazione. Le cose fanno interessanti. Beh, è stato davvero strano. Pare che avessi ragione quando hai detto che era normale preoccuparsi. Persino Madame Pince è preoccupata. Hai ragione, Penny. Non sappiamo di cosa si tratti, ma a questo punto non possiamo ignorare la situazione. Forse la cosa migliore da fare è ritrovarsi con gli altri e scoprire cosa hanno sentito in giro. Giusta osservazione, hanno girato il castello in cerca di cibo e di una tenda. Esatto, se hanno sentito o visto qualcosa di strano, potremo unire gli indizi e capire che cosa sta succedendo. Allora gli dirò di trovarci nella sala grande. Quando parleremo tra di noi, scopriremo la verità. E quindi, ragazzi, andiamo assolutamente a vedere un pochettino. Ultimo compito di questa prima parte, andiamo a farlo immediatamente. Prima ci prendiamo la ciocorana che non si sa mai. Tra l'altro abbiamo anche due frammenti che ormai c'erano 223 frammenti, una cosa infinita. 125, scusate. Se non mi interessa l'energia e devo andare in cortile, spero. Sì, in cortile, molto bene. C'ho talmente tante missioni da fare che non ho idea di dove devo farle. Quanta gente. Spero che qualcuno abbia sentito qualcosa, così possiamo arrivare in fondo alla questione. Forse ho dato due morsi alla salsiccia, ma ce ne sono tantissime. Ultimamente non c'è una persona che si comporti normalmente al castello, di sicuro l'avrete notato che.
nessun altro ci può parlare, qui lagga sempre di più ed eccoci qua. Ciao ragazzi, grazie per essere venuti con così poco preavviso. Figurati, stavo giusto per chiederti di incontrarci e mi hai scritto Penny. Sono andato nelle cucine e ho recuperato le salsicce più buone che hanno da arrostire davanti a un falò. Anche io ho buone notizie, ho trovato la tenda perfetta per la nostra notte sotto le stelle. È leggera e sembra piccolina, ma quando ci entri sembra di essere trasportati in un'altra dimensione. È perfetta. Ottimo, ma prima volevamo parlarvi di un'altra cosa. Sì, io e Penny eravamo in biblioteca, Madame Pince ci ha dato un avvertimento molto strano. Non è scesa nel dettaglio, ma ci ha consigliato di rimanere nei dormitori per ora. Le abbiamo chiesto il motivo, ma ha solo detto che è meglio leggere sui libri alcune cose piuttosto che viverle in prima persona. Sinceramente, concordo con lei. Abbiamo provato a dare un senso a tutto ciò e ci siamo chiesti se per caso voi aveste visto o sentito qualcosa di strano durante la vostra ricerca. Ora che ci penso, Pizzo si comportava in modo strano quando io ho parlato nelle cucine. Ha detto che mi avrebbe dato le salsicce solo se avessi giurato che me le sarei portate come scorta nel dormitorio e non le avrei lasciato. Però non mi ha detto il motivo. Forse pensava che mi stessi allenando per una gara di abbuffata di salsicce. Che strano, e tu cosa dici, Tulip? A dire il vero, ho sentito la professoressa McGranite dire qualcosa di curioso in corridoio mentre venivo via. Ha detto al professor Peter di raggiungerla nella sua aula per un incontro importante riguardo alla sicurezza degli studenti. Non ci ho dato importanza, però. Stanno sempre a parlare di sicurezza. Chissà se queste cose hanno a che fare con l'avvertimento di Madame Pince o quello che Hagrid ci ha dato in giardino. Già, pensavo che fosse normale preoccuparsi, adesso è quasi obbligatorio dopo tutto quello che avete detto. Sta succedendo qualcosa di strano. L'unico problema è che non sappiamo di cosa si tratti nonostante quello che abbiamo visto e sentito. Odio ammetterlo, ma temo di avere un'idea a riguardo. E se ho ragione, non è di buon auspicio per il campeggio. Anche io ho un'idea, però dal tuo sguardo mi sa che la mia è ben diversa dalla tua. Potrei farvi venire tutte le idee che volete, ma è chiaro cosa sta succedendo. Non è un mistero. Se avete tutti una teoria, sentiamole. Insieme capiremo cosa, come mai i nostri professori sono tesi. Energia! Va bene, ora ho capito le vostre teorie. Penny pensa che ci sia una minaccia nella scuola e che i professori stiano di evitare che andiamo nel panico. Ma tu pensa che sia invece probabile che i professori si stiano preparando per un ballo o una festa sorpresa di qualche tipo? Non ha senso. Forse invece non sta succedendo niente e siamo solo tutti un po' confusi. Potrei rimanere sorpreso da quanto spesso mi accade. E tu cosa ne pensi, Rocky? Uno di noi avrà ragione? Penny, ovviamente. In base a quello che ho sentito, penso tu abbia ragione, Penny. Pare che nella scuola si annidi una minaccia. Non possiamo sapere di cosa si tratta, i professori spaiono molto tesi. Sapevo che eri d'accordo con me, Rocky. Più che altro il titolo d'avventura si chiama Roba misteriosa e poteri oscuri. Per quanto odio ammetterlo, a me pare chiaro che siamo tutti in pericolo. Ma i professori ci direbbero se ci fosse una minaccia imminente, non se ci vogliono proteggere, non farci preoccupare. I professori pagliano ritenere di essere in grado di gestirla senza coinvolgerci. Perciò non deve essere niente di grave. Per me possiamo lasciarli fare quel che devono e noi possiamo andare in gita. Ma io aspetterei un pochettino, no? Io mi sentirei molto meglio se sapessimo con certezza che non siamo in pericolo prima di organizzare una notte fuori dal castello. E va bene, scopriamolo. E come facciamo, Tulip? Possiamo origliare quello che devono dirsi il professor Piton e la professoressa McGranite. Se quello che dovranno dirsi sulla sicurezza degli studenti riguarda l'atmosfera tesa del castello, allora di sicuro riveleranno quello che sta succedendo. Non mi piace spiare le persone, ma sarebbe bello sapere se andare in campeggio è una cattiva idea. Ma io sono due persone, così non possono fraintendere. Va bene, io e Tulip andremo a spiare i professori per capire se scopriremo qualcosa di certo. Vi riferiremo tutto. Fantastico, hanno detto che si sarebbero incontrati nell'aula di trasfigurazione. Meglio sbrigarci. Se arriveremo per primi, possiamo trovare un posto in cui nasconderci. Ma tutto questo andremo a fare nella prossima avventura, perché abbiamo completato la parte 1 e parte 2. Dopo aver origliato una conversazione, fai una scoperta sconcertante. Stai raccogliendo tanti indizi e una visita a un amico ricoverato in infermeria potrebbe essere quello che ti serve per risolvere il caso. Ma tutto questo, ragazzi, lo andremo a fare nella prossima puntata di Harry Potter Quest Mystery. Non mi interessa cos'è sta roba qua? Energia bonus, cioè tipo il niente? Mi fa comprare cose, non ho capito. L'albero che mi ha roba a pagamento e
roba a pagamento e ok, grazie, veramente grazie, ma no, grazie. Qui lagga tutto come al solito, non ci interessa. Ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Podcast Mister. Mi raccomando, lasciami un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova fantastica avventura. Se non tornano errori, continuiamo molto più spesso a fare video. Che altro dire? Fatto il misgatto. Mamma! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie poteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!